Benvenuti amici di mobileworld.it. Ormai abbiamo visto speaker Bluetooth di ogni forma e dimensione, ma che dire di questo? Per chi non lo conoscesse, questo aggeggio è il JBL Sound Gear, ossia uno speaker indossabile che si mette così. Cosa ve ne fate di uno speaker indossabile? Scopritelo nella nostra video recensione. Per raccontare questo JBL Sound Gear BTA, partiamo da un veloce unboxing. All'interno della confezione di vendita, oltre allo speaker indossabile, troviamo il trasmettitore Bluetooth che può essere collegato anche alla TV o alla radio o dove vi pare, tramite il cavo ottico digitale o il jack audio. Inoltre abbiamo due cavi micro USB per ricaricare il Sound Gear stesso e il trasmettitore. Confezione a parte, lo speaker si presenta come un collare semi-rigido. Sulla parte posteriore ci sono due perni su cui possiamo esercitare pressione per allargare i due bracci ed indossarlo meglio, ma per il resto il dispositivo non è flessibile. All'inizio può sembrare un po' strano da indossare, ma dopo un po' ci si abitua e si capisce che la rigidità non è un problema. Sul lato sinistro abbiamo i soliti tasti con cui controllare la riproduzione multimediale, volume più, volume meno e il tasto multifunzione play-pausa che serve anche a rispondere alle chiamate ed avviare l'assistente vocale, mentre dalla parte destra abbiamo lo slider per l'accensione e un tasto per forzare l'accoppiamento Bluetooth. La parte superiore, quella che più spesso entra a contatto con la pelle, è in tessuto e questo è un gran bene. Inoltre, la forma ondulata garantisce che il Sound Gear sia posizionato comodamente sulle spalle e, considerato il peso di soli 350 grammi, non si percepisce alcun fastidio anche dopo un lungo utilizzo. All'interno di questo speaker si trovano 4 driver, ma purtroppo la qualità audio non è il punto forte di questo dispositivo. Il Sound Gear si perde qualcosa negli alti e soprattutto nei bassi, che a volte risultano un po' artificiali e gracchiano a volume alto. La situazione migliora molto con i medi, decisamente più orecchiabili, e fortunatamente il volume è tendenzialmente molto alto, quindi solitamente lo ascolterete impostato circa a metà, riuscendo a non distorcere il suono. D'altra parte, il punto forte di questo dispositivo è la spazialità del suono. La musica letteralmente vi circonda, e ascoltando brani in stereo sentirete chiaramente il suono degli strumenti che passa da dietro al lato, da destra a sinistra, avvolgendovi completamente. L'ottima spazialità compensa un po' la qualità e, se non siete degli audiofili, probabilmente l'effetto wow della tridimensionalità del suono supererà i dubbi sui bassi. Inoltre, proprio grazie all'ottima spazialità, il JBL Sound Gear è il compagno perfetto per la realtà virtuale. Una volta indossato un visore e messo lo speaker sulle spalle, sarete completamente immersi nel mondo virtuale, pur mantenendo il contatto con la realtà, della quale sentirete comunque i suoni. A proposito di giochi, fortunatamente il JBL Sound Gear utilizza i codec aptX Low Latency, che permettono di avere audio e video sincronizzati, un aspetto a dir poco fondamentale per giocare o per guardare film. Buona la qualità delle chiamate, grazie anche ai due microfoni con cancellazione del rumore, e buona l'autonomia, di circa 6 ore. In ogni caso, vogliamo ricordare che parliamo di un dispositivo davvero particolare, destinato a una nicchia di mercato. Noi ci sentiamo di consigliarlo soprattutto a chi passa molto tempo tra le mura domestiche, magari a chi lavora o studia da casa e ascolta spesso la musica. Con JBL Sound Gear non dovrete separarvi dai vostri brani preferiti quando vi alzate per fare un caffè o per rispondere al citofono e potrete sentire tutta la musica che volete senza isolarvi dal mondo con delle cuffie. Il JBL Sound Gear BTA costa circa 209 euro su Amazon, un prezzo decisamente non per tutti, ma tenete presente che è comunque il dispositivo più economico tra gli speaker indossabili disponibili sul mercato. Se pensate che l'idea di portare uno speaker sulle spalle possa farvi comodo, se giocate molto in VR o semplicemente se volete ascoltare comodamente della musica mentre cucinate, il Sound Gear potrebbe fare il caso vostro. Per questa recensione del JBL Sound Gear BTA è tutto. Se ci state guardando su YouTube, non dimenticate di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e che nella recensione testuale di cui trovate il link qui sotto in descrizione potete trovare maggiori informazioni a proposito di questo prodotto. Un saluto a tutti i nostri lettori da Giuseppe Tripodi.